solo un anno fa vi avessero detto che la vostra vita sarebbe cambiata radicalmente, che tutto quello che conoscevate, così come lo conoscevate, non sarebbe mai stato più come prima. Com'è stato possibile cambiare così tante abitudini sociali? Come si è arrivati a questo punto? Ah sì, adesso lo so, purtroppo. Si tratta di salvare la propria pelle a qualsiasi costo. Hanno messo la morte davanti a ogni cosa. Voi siete convinti che chi vi sta governando oggi voglia veramente il vostro bene? Pensate che sia possibile che conosca i vostri bisogni meglio di voi stessi? Una multinazionale che quotate in borsa è un'entità sul mercato col solo scopo di dividere degli utili. Credete che l'industria farmaceutica voglia che tutti diventiamo più sani? Se il loro primo scopo è il profitto e la loro unica fonte di guadagno è la malattia, quale interesse avrebbero a rendervi tutti sani? Se tu non conosci abbastanza bene il tuo cervello, non ti preoccupare, qualcuno lo farà per te. Perché non è la realtà che conta, ma la percezione della realtà. Conoscete Naomi Klein? Lei ha scritto un libro, Shock Economy, la strategia dello shock. Una tecnica applicata alla massa, ma presa in prestito dalla terapia, si fa per dire, medica. A volte lo shock viene creato per un semplice problema di surplus di offerta e mancanza di domanda. Altre volte semplicemente sfruttando una catastrofe. Altre volte ancora, tutte e due le cose insieme. Il popolo va tenuto all'oscuro, anche perché se qualcuno sapeva tutto e prima degli altri... Sono un movimento igienico-sanitario, vogliono un po' di pulizia, capisci? Non è sbagliato, non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Confermiamo, la situazione è sotto controllo. Assolutamente sì, come vi confermerà il ministro. Grazie. Bene, allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Infatti, non vi sveleremo mai il piano finale, ma ci arriveremo poco a poco. Semplicemente vi hanno mentito. Hanno scelto di mentirvi e di darvi solo piccole parti di verità, perché se vi avessero detto tutto subito, questo non sarebbe stato possibile, non sarebbe stato accettato. E noi, nuovi filantropi, vi salveremo. La natura si ribella al vostro stile di vita? Non dimenticate che siete voi colpevoli, perché siete troppi e vivete al di sopra delle vostre possibilità. Badate bene, delle vostre possibilità. Beh, sappiate una cosa, non vi è nulla di più falso. Il fine non giustifica mai i mezzi. La violenza rimane sempre una violenza, sempre e contro chiunque sia stata attuata. La tortura va punita e bandita. E uccidere rimane il più grave dei reati, chiunque sia a commetterlo. Fare rimanere il popolo ignorante è la meta. È una cosa risaputa, ma sempre molto attuale. L'odierno livello di apparati tecnologici e di intelligenza artificiale superano di gran lunga le capacità di resistenza della maggioranza degli individui. Che sia un primo ministro o no, non fa differenza. Un'applicazione può essere molto più intelligente di lui. Un surplus di informazioni terrorifiche e ipocondriache genera mostri. L'ovvio non deve essere mai considerato. Portare sempre il dialogo su argomenti importanti e tecnici a un livello mediocre. Trattarlo in programmi televisivi che normalmente trattano argomenti mediocri, condotti da presentatori mediocri,
diretti a un pubblico mediocre. Se il pianeta si riscalda, è colpa del vostro stile di vita. Se i pesci e gli uccelli muoiono soffocati nella plastica, è colpa del vostro spazzolino da denti e delle vostre scelte di mercato. Se gli ospedali sono pieni, è colpa delle vostre ferie estive. Se le rianimazioni sono sature, è colpa delle vostre vacanze. Mettetevi una mascherina e sarete immortali. E mai, e dico mai, costretti a ritornare in lockdown. Non credete? Le mascherine alla persona sana non servono a niente. Ma voglio chiarire una cosa, un aspetto. Il virus riesce a passare in tutte queste mascherine. Al mondo, dove esistono 10 vaccini obbligatori, è l'Italia. Obbligatori, Ti curano obbligatori. Vi fanno guardare a destra mentre vi attaccano da sinistra. Stiamo aderendo a uno scenario che non abbiamo né scelto né discusso, senza neppure sapere qual è la realtà. Stanno vendendoci una nuova normalità come l'unica possibile, quando è semplicemente quella più conveniente alla loro economia, oltretutto che essere la peggiore per la nostra. Non dimenticate mai queste parole. Ciò che conta non è la realtà. Ciò che conta è la percezione della realtà. Con questo video ho cercato di fornirvi le armi per identificare il vero nemico. Un nemico invisibile che, una volta smascherato, sarà ben visibile e facile da combattere.